Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlare dell'attività di mentoring. Allora, su LinkedIn c'è la possibilità di essere contattati per... C'è chi scrive per prendere un caffè, c'è chi scrive per consulenze pro bono, insomma, c'è una parte in cui noi possiamo dire che siamo disponibili ad aiutare gli altri. E per chi ha già fatto una carriera o comunque chi vuole veramente in qualche modo... siccome ha ricevuto, vuole anche dare. Allora, io consiglio assolutamente di rendersi disponibile per il mentoring, ma attenzione, bisogna sia capire bene che cosa noi possiamo fare come mentor, sia gli altri, quelli che verranno a chiederci che cosa aspettarsi. Io sono per esempio mentor per una società pro bono in Camera di Commercio in cui io li seguo, nel senso che do dei consigli. È come avere un esperto senior che ti segue, che ti monitora, che ti consiglia nel momento in cui tu stai facendo qualcosa. Non significa avere una consulenza gratuita, non significa che il mentor fa a posto tuo le cose operative. Chiedere questo è innanzitutto fa capire che non si è capito che cosa vuol dire il mentor, che cos'è fare mentoring. E dall'altra parte fa anche capire che in realtà noi non vogliamo un mentor, ma noi vogliamo qualcosa tipo una consulenza gratuita. Quindi molta attenzione è molto differente. Ma io consiglio a tutti quelli che cercano un lavoro di cercare un mentor reale, cioè una persona che ha fatto il percorso di carriera che io vorrei fare o che è arrivato lì dove io vorrei arrivare, e chiedere consiglio, chiedere magari davanti a due strade quale è meglio imboccare, quali sono stati gli errori che ha fatto, non per non commetterli, ma magari per commetterne altri. È un aiuto, pensate sempre come fosse. Una volta vecchia, gli artigiani insegnavano ai giovani l'arte del mestiere, no? Insegnavano il mestiere, la stessa cosa. Quindi, chi sta intraprendendo un nuovo percorso, sta cercando magari di cambiare settore, ecco, chiedere a un mentor, che è già in questo nuovo settore, qualche consiglio di carriera, assolutamente sì. Quindi, guardate nei profili quando c'è scritto disponibili per mentoring e mandate un messaggio chiedendo proprio questa tipologia di aiuto, perché queste persone sono disponibili gratuitamente ad aiutare in questo senso, quindi non a fare delle consulenze gratuite però. Buona giornata!